Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo incontro della serie del bicchiere della staffa. È un incontro molto speciale, devo dire subito, perché in realtà parleremo di un libro speciale. È il libro di Luisa Stracqualursi, che è qui con noi, grazie molte per essere con noi, appunto. Grazie, grazie, Il grazie libro è a voi. qua, vi leggo il titolo, che è un titolo lungo e c'è anche un sottotitolo: Guardare l'impossibile, vedere l'improbabile e creare l'incredibile. La mia remissione nel cancro avanzato contro ogni probabilità. Probabilità, è interessante questo termine usato nel sottotitolo, perché Luisa Stracqualursi in realtà è una ricercatrice e docente di statistica, quindi se usa la parola probabilità la usa anche con direi una speciale consapevolezza. Ovviamente appunto in questo libro non parla della sua disciplina o delle sue esperienze di ricercatrice, di insegnante, ma parla di una sua esperienza molto più coinvolgente da un certo punto di vista, sicuramente molto molto impegnativa, non voglio dire più impegnativa, ma sicuramente molto impegnativa, che ha a che fare appunto con la sua salute. E io però vorrei che fosse lei a introdurre la sua storia, raccontandoci che cosa un giorno, dopo aver fatto determinati esami, ha scoperto. Prego. Grazie, grazie. Dunque, la mia storia è abbastanza una storia che purtroppo hanno avuto alcune donne, la diagnosi di un tumore al seno. Fortunatamente la maggior parte delle donne oggi guariscono dal tumore al seno perché è una patologia che è curabile, oggi è abbastanza curabile. Tuttavia io sono stata molto sfortunata e quindi dopo aver avuto questo tumore al seno, dopo 3 anni che mi curavo, la malattia è andata in metastasi. È iniziata quindi una fase della mia vita veramente difficile, perché quando la malattia è metastatica ci sono delle cure, però non è più guaribile. Quindi tu entri in una fase in cui tu capisci che non puoi più guarire. E questa è una cosa molto dura per una donna, per una persona che si trova a affrontare un cancro quando gli viene detta questa parola. Ecco, e quindi ti viene detto che è impossibile guarire. Questa è in altre parole ci sono terapie, ma non c'è la possibilità di guarire. Ecco, il titolo è questo: Guardare l'impossibile, ma vedere l'improbabile. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando ti dicono che una cosa è impossibile, con certezza non lo può sapere nessuno. Nessuno può dire con certezza una cosa. Certo, che cosa vuol dire? Vuol dire che sono poche le persone che hanno una remissione completa e duratura nel cancro avanzato. Non sono poche, anzi sono pochissime. Questo è vero, però non è impossibile. Allora perché normalmente si parla di impossibile? Io credo che la motivazione sia non voler dare false speranze, perché normalmente purtroppo le cose quando si ha il cancro avanzato ci sono varie terapie, però la problematica diventa molto molto seria. Ma che cosa voglio dire? Voglio dire io che in questa esperienza ho cercato innanzitutto con il tempo che mi rimaneva a disposizione, perché dopo una diagnosi di questo tipo, con il mio profilo genetico, perché per ogni tipo di, anche se una donna va in metastasi, dipende che profilo genetico è la malattia. Le persone tendono talvolta a fare di tutta l'erba un fascio, ma bisogna stare molto attenti perché non è così. Io sto parlando della mia situazione, ci sono donne che sono andate in metastasi e per loro c'è comunque una possibilità di terapia abbastanza efficace che può rallentare anche di molto la malattia. Nel mio caso era una situazione veramente difficile e le donne con il mio profilo genetico avevano una sopravvivenza mediana di 22 mesi. Quindi con il poco tempo che mi rimaneva nel 2017 a disposizione, io ho cominciato a fare ricerca, a ricercare che cosa poteva spostare l'ago della bilancia, perché io sono convinta che un giorno ci sarà una cura per il cancro, anche per il cancro avanzato. Già la ricerca ha fatto dei passi da gigante, però oggi ancora non abbiamo una cura definitiva, per cui ecco che entra in gioco la possibilità di spostare l'ago della bilancia, anche di pochissimo, per portare quella remissione, per cercare di fermare la malattia, per tornare a stare bene il più possibile. Ecco, questa è la mia ricerca. Io parto a fare questa ricerca. Ecco, io trovo molto importante questo
concetto che lei ha così ben espresso, no? Passare dall'impossibile all'improbabile vuol dire comunque aprire uno spiraglio, sì. No? Per quanto sì, stretto, certo. Per quanto così, molto, molto così, un'apparenza quasi fuggevole può avere, ma insomma è comunque uno spiraglio, è qualche cosa che potrebbe accadere. È poco probabile che accada, ma potrebbe accadere. No? Lei fa scherzosamente anche l'esempio di chi gioca al totocalcio, no? Che nonostante, o a qualche lotteria, che nonostante evidentemente abbia la probabilità contro, però insiste, in effetti qualcuno dice, no, in effetti qualcuno dice. Però io volevo tornare all'inizio, perché è molto bello quello che lei fa nel momento in cui apprende questa notizia, una notizia molto brutta, molto drammatica, no? Sì. Lei sta andando a lezione e allora che cosa fa? Io stavo andando a lezione quando apprendo questa notizia e conoscendo, quindi mi occupo di ricerca, ho fatto anche ricerca in campo biostatistico, che sarebbe la statistica applicata alla medicina in campo medico, e quindi sapevo benissimo che cosa voleva dire quella diagnosi. Vado a lezione, a fare lezioni ai miei studenti all'università, e tra una formula e l'altra, alla fine della lezione, parlo di me. Non volevo abbandonarli perché dovevo abbandonare i corsi per curarmi, per fare degli interventi, e gli dico quello che mi stava succedendo, ma non glielo dico con disperazione, perché non ha senso comunicare con i ragazzi una cosa con disperazione, gliela dico con consapevolezza, dicendo che nella vita ci sono delle prove difficili e che ci saranno, e per questo loro devono seguire il proprio cuore, devono imparare a seguire da subito il proprio cuore, perché la vita passa in un attimo e ci sono delle prove difficili per tutti, e nel momento delle prove difficili non bisogna arrendersi, bisogna saper chiedere un abbraccio a chi c'è intorno. E quindi ho chiesto un abbraccio ad ognuno di loro. E infatti sono venuti alla cattedra e mi hanno abbracciata. È stato ecco, molto devo dire, bellissimo. In qualche modo in quel momento lei già disegnava una strategia che poi avrebbe sviluppato nel tempo. Perché, beh, innanzitutto diciamo subito che lei si è completamente affidata alla medicina cosiddetta. Sì, certo. Io credo nella ricerca scientifica, faccio la ricercatrice, credo nella medicina scientifica, però credo che anche che noi possiamo farci comunque qualcosa, un aiuto essenziale noi lo possiamo dare noi stessi, e in questo libro lo spiego come. Sì, infatti lei insiste molto su questa idea che, per esempio, l'amore e sentirsi amati aiuta a vivere la malattia e forse in qualche modo ha un'influenza sulla malattia, sicuramente ha un'influenza sul sistema immunitario, o sbaglio? Certo, io nel mio libro riporto tutte le recenti ricerche, perché questo non è un libro che racconta solo una storia. Io riporto tutte le ricerche, le recenti ricerche scientifiche prese dai portali come PubMed, e tutte citate, quindi potete vederle tranquillamente a sostegno di quello che io affermo, che praticamente il contatto fisico, l'avere le persone che ti stanno vicino, aumenta la dopamina, la serotonina, tutte sostanze che influenzano il nostro sistema immunitario e lo alzano. E quando si alza il sistema immunitario è in grado di combattere. Non so se avete presente negli ospedali pediatrici che i bambini li fanno la clown terapia, no? Li fanno ridere, no? Quindi già dagli anni, da più di 20 anni negli Stati Uniti c'è la psicoimmunologia, cioè si rendono conto di quanto la mente, la nostra psicologia, influenzi il sistema immunitario e quindi il trattamento oncologico. Soltanto che qui da noi se ne parla di meno rispetto a queste cose, ossia un pochino negli ospedali pediatrici. Negli ospedali pediatrici funziona meglio, perché nei bambini è immediata questa cosa. Quando il bambino sorride, poi dopo di un po' vedono che le analisi vanno meglio. Gli adulti, quando invece hanno la mente, diciamo così, convinta di qualcosa, perché sono più strutturati, è molto difficile che si spostano da quella sensazione di terrore, di paura, di quello che succederà. Per un adulto è molto, molto più difficile, e quindi è necessario tracciare un percorso diverso. Sì, io devo dire che ho molto apprezzato nel suo libro il fatto che ogni affermazione è molto, molto ben documentata, perché certi discorsi li si sente fare, spesso con convinzione, ma sempre in maniera un po' generica, e uno non sa mai bene se si tratta di qualcosa che ha un minimo di fondamento, o se invece insomma fa parte più di una speranza, di un desiderio. Certo. Invece
devo dire che lei ogni volta che affronta questi temi, anche questi temi così un po' liminari rispetto alla medicina ufficiale, documenta in maniera molto rigorosa sulla base di fonti molto rigorose. Certo, perché le persone che cosa succede? Quando si ammalano vanno a guardare su internet. Su internet c'è scritto prendete le vitamine fanno benissimo. In alcuni tipi di cancro, come io ho portato le ricerche, la vitamina B12 fa crescere le cellule, quindi se tu hai delle metastasi, questo favorisce anche le metastasi. Cioè, non è una cosa da prendere alla leggera, oppure leggono che si devono prendere la ricetta di Padre Zago e cominciano a fare tutti questi intrugli pagati a peso d'oro, perché le persone comuni si sentono perse e quindi cominciano a cercare su internet. Su internet c'è tutto e c'è anche il contrario di tutto. Quindi bisogna vedere la fonte. Io ho preso le ricerche scientifiche pubblicate sul portale PubMed del National Institute of Health degli Stati Uniti, quindi che raccoglie tutte le ricerche mediche a livello mondiale. Sono trial documentati, ogni trial deve essere stato approvato da una commissione scientifica, sono risultati verificati. E quindi quello che affermo è scientifico, non è che ma l'ho fatta prima di tutto per me questa ricerca. E poi ho pensato che è giusto che lo condivido con tutti gli altri che stanno soffrendo, che stanno attraversando momenti difficili, ma anche per chi sta bene, perché purtroppo c'è una statistica molto particolare che è stata pubblicata, mi sembra, sul New England Journal of Oncology, che dice appunto che praticamente nel corso della propria vita il 50% delle persone svilupperanno un cancro. Quindi prima o poi ci riguarderà tutti da vicino, soprattutto con l'aumentare che abbiamo dell'età media, che giustamente è aumentata. Quindi capire fin da adesso quali sono gli strumenti importanti, come bisogna muoversi, almeno in questo momento, che sono fondamentali, credo che sia importante per tutti, da chi sta bene a chi è malato. Ecco, a me pare molto importante questo messaggio, cioè ci sono sicuramente delle terapie o comunque degli elementi che arricchiscono la vita di chi è malato, che fanno bene a tutti, ma ce ne sono altri che invece vanno chiaramente tarati, Certo. dotati rispetto al profilo genetico di ciascuno, al tipo di malattia che ciascuno ha, insomma, ecco, questo Certo, certo, certo. generico che fa anche molti danni, insomma. Sì. Ecco, io volevo chiederle, dunque, lei ha, nel libro lo racconta molto bene, ha affrontato la malattia veramente da molti punti di vista, cioè lavorando su di sé, lavorando sul suo rapporto con gli altri, percorrendo varie strade, insomma, Sì. no? Da quelle più legate al corpo, alla consapevolezza del corpo, ma anche al modo in cui il corpo può trarre giovamento, per esempio, dalla dieta, no? A strade invece che ci portano più sulla strada della spiritualità, ecco, Certo, non sì. necessariamente di una specifica religione, ma insomma di un Certo. rapporto con la propria essenza, con il divino, se vogliamo. Certo. Ecco, dovendo fare una specie di bilancio, che cos'è che secondo lei nel suo caso è stato più utile? A lei è servito di più? Io credo che non ci sia un risultato unico. Io credo come in un modello statistico bisogna mettere tanti variabili per ottenere la variabile risposta. Quindi ci sono tante variabili che incidono in maniera diversa e determinano e vanno a spiegare la variabile risposta. Io credo che nel mio caso è successa una cosa del genere. Io ho messo tanti fattori, io con certezza non lo so se è stato uno che ha giocato un ruolo maggiore. Io non lo so. Io ovviamente ho fede, ho anche pregato, ho detto a un certo punto i santi, io li ho pregati tutti, non me ne sono fatto mancare neanche uno. E ho fatto l'affidamento alla beata Sandra Sabattini, che ovviamente diciamo così, ho sentito molto vicino perché era riminese. Io sono stata quando c'è stato il suo processo, no, di beata, che l'hanno fatta beata. E quindi comunque ho fede, però credo che siano state importanti anche le altre cose che ho fatto, perché alla fine sono una cosa sola. Non so se provo a spiegarmi. Cioè, tu hai fede. Però se la fede rimane soltanto una cosa vissuta con le parole e non sperimentata interiormente,
non credo che ti possa aiutare fino in fondo, deve essere una connessione che tu devi avere con il divino, ma per riuscire ad avere questa connessione, tu devi liberare il tuo carico emozionale che hai dentro, devi imparare a governare i pensieri negativi, i pensieri che ti appesantiscono, altrimenti questa connessione non si può creare. Quindi è diciamo una sinergia di fattori che poi alla fine diciamo così, si concatenano l'uno con l'altro. Peraltro lei sulla fede dice una cosa molto interessante, che io ritengo molto vera, no? Cioè lei dice la fede non è un dono o non è soltanto, non è Non è principalmente, soltanto, sì. ecco, è qualcosa che in qualche modo noi possiamo, dobbiamo vivere, dobbiamo comunque in qualche modo cercare creare, di far nascere, di far Sì, sviluppare, ecco, cioè abbiamo un ruolo attivo nella. certo. È proprio così, perché deve essere la religione, non deve essere un insieme di credenze religiose che si conservano nella mente, ma deve divenire un'esperienza di vita. E l'esperienza di fede, quindi deve diventare una pratica di connessione con questa realtà che chiamiamo Dio. Ed è a quel punto si instaura una sorta di amore purissimo che è capace di generare armonia in noi e intorno a noi. E a quel punto tu hai accesso a questo tipo di sorgente curativa. Quindi io ho parlato che purtroppo ci sono le persone che corrono in pellegrinaggio in un luogo come se fosse il luogo, no? Il luogo sicuramente in quel luogo ci sarà stata la manifestazione, ci sono le persone che hanno fede, quindi scorre sicuramente una buona energia, no? Spirituale. Però allo stesso tempo, se tu dentro di te hai soltanto delle credenze, non hai realizzato questa connessione, non riesci a connetterti con la fonte. Quindi io credo che sia un insieme di cose. Poi io stessa sono in cammino, non dico che io sono riuscita a connettermi. In certi momenti ho sentito, come dico nel libro, questa vicinanza, in altri purtroppo la mente, la paura, le cose ti portano lontano. Però deve essere un percorso, ecco, la fede non è una questione, un interruttore che uno dice: io ce l'ho, a posto, sono a posto. Com'è stato il suo rapporto con i medici? Beh, il mio rapporto con i medici fortunatamente è stato bello perché comunque è stato, io sono diretta, ho sempre parlato, quindi sono il classico paziente scocciatore che scocciava, si teneva informata, che voleva dire facciamo anche questo, no, no, facciamo anche quest'altra terapia, insomma, che si buttava avanti, però hanno risposto egregiamente, mi hanno sempre sostenuto nelle scelte che io ho fatto, è stata un'esperienza molto bella, sia con i medici italiani che con i medici statunitensi, in cui anche lì ho trovato un ambiente molto bello. Sì, perché lei è stata negli Stati Uniti Sì. per delle terapie molto Sì. costose, Sì. dire, davvero molto costose, e però appunto anche là insomma, ha trovato un ambiente molto Certo, piacevole sì. e anche una collaborazione buona tra i medici italiani e i medici Sì, americani. certo. Ma vedi, molta gente ti dice come vai negli Stati Uniti perché i medici non sono bravi in Italia. I medici sono bravissimi in Italia. Se mi sentono quelli degli Stati Uniti non mi vogliono più vedere. Però noi abbiamo in Italia dei medici bravissimi, soltanto che a livello di immunoterapia negli Stati Uniti sono più avanti in questo momento, è tutto qua. Quindi non è una questione che ogni tanto mi sono sentita dire questa cosa. Qui abbiamo dei medici che sono eccezionali, secondo me. Però a livello di immunoterapia noi abbiamo investito di meno, siamo indietro di un po' di anni rispetto a loro e quindi non abbiamo tutti i trial di sperimentazione, ma proprio non solo in Italia, anche in Europa. Lì hanno laboratori genetici e quindi noi in Italia abbiamo iniziato le CAR T fatte in casa per quanto riguarda l'ematologia e invece lì hanno, diciamo così, stanno facendo CAR T anche per i tumori solidi, cioè quindi sono più avanti in questo tipo di ricerca, ecco. Ecco, dunque, lei ci ha raccontato molto bene qual è stato il rapporto che ha instaurato con i suoi studenti, no? Che non solo l'hanno abbracciata, ma hanno poi continuato anche dopo a interessarsi Sì, a lei, a certo. accompagnarla, a sostenerla. Certo. Ma com'è stato il rapporto con gli altri? Penso, non so, ai suoi colleghi, ai suoi amici, anche ai suoi familiari, perché certe volte, purtroppo, le persone hanno paura della malattia e quando la malattia è grave,
tendono a difendersi e quindi un po' ad allontanarsi dalle persone che hanno dei problemi di salute davvero importanti. Com'è stata invece la sua esperienza? La mia esperienza è stata, sono stata molto fortunata perché i miei colleghi mi hanno sostenuto tutti quanti, poi anche i colleghi delle altre università, i vicini, quando uscivo di sotto, gli amici, i familiari, sono stata molto molto fortunata. Tuttavia mi rendo conto che io sono stata fortunata, magari altre persone non hanno avuto questa risposta, però io dico che per qualcuno, mi è capitato anche qualcuno in qua e là che mi ha detto la cosa, adesso la devo raccontare, la racconto, mi fa questa persona, che una mia amica, una cara amica che aveva il compagno, che ha detto, beh, non la voglio conoscere perché poi se muore dopo mia affezione è meglio che non la conosco. Questa cosa mi ha fatto molto sorridere e gli ho detto, mi sono messa a ridere perché mi sembrava, ho riso, cioè non l'ho presa, anche perché siamo tutti mortali, non c'è una cura per l'immortalità, cioè nessuno è immortale, siamo tutti mortali, non c'è una cura per la mortalità. Quindi si tratta soltanto di aumentare il tempo che abbiamo a disposizione, quindi nessuno lo sa qual è il suo tempo che gli è concesso. È ovvio che quando uno è un malato oncologico se la vede imminente questa scadenza, però la differenza la fa la gioia, la forza con cui, cioè, non è, capito, non mi ha toccato, ecco, se anche qualcuno in qua e là, però insomma, non, anche se capita a chi capita, non si deve fare minimamente toccare, anzi, sono loro che perdono qualcosa quando rinunciano all'esperienza di un malato oncologico, perché credo che un malato oncologico con la sua consapevolezza possa dare a tanti. Io di questo sono sicurissimo. Purtroppo certe volte le persone hanno paura di soffrire, banalmente questo, no? E Certo. quindi si ritraggono o comunque insomma in qualche modo un po' si nascondono, si raccontano una realtà diversa da quella che è. Dunque, Certo. volevo anche chiederle, questa esperienza molto, molto impegnativa, molto dura, sotto tutti gli aspetti, che in realtà ancora dura, come ha cambiato le sue priorità nella vita, se le ha cambiate? Allora, io, sai, una volta ero una donna che, con una forte volontà, sono sempre stata così. E che praticamente amava tantissimo fare ricerca, fare il suo lavoro, insegnare, cercava insomma di dedicarsi quanto più poteva a questo. Oggi mi dedico ancora a questo, mi piace fare ricerca, però il mio unico obiettivo è vivere, vivere, godere di ogni minuto che la vita mi dà, che mi è stato regalato. E quindi è cambiata la priorità perché io amo la vita in ogni sua sfaccettatura, ogni momento lo vivo fino in fondo. Quindi non penso più, insomma, poi lavoro, non è che non lavoro, però prima insomma era il mio obiettivo principale, adesso è un po' cambiato perché l'obiettivo sembra quello di vivere. E forse c'è anche proprio così quella lezione dello stare nel qui e ora, che anche la Sì, meditazione, che so che lei ha praticato, sì. ne ha certamente passato, no? Certo. È stato importantissimo per me rimanere nel momento presente, perché il momento presente è una delle chiavi per poter uscire dalla paura, perché il malato oncologico entra sotto stress, la paura, le terapie continue e quindi lo stress viene fagocitato da che cosa? Oddio, dovrò fare altre terapie, oddio, starò peggio, oddio, come farò domani? Quindi tu devi stoppare tutto questo processo e devi rimanere solo nel presente. Qualunque cosa hai nel presente, un dolore, un bruciore, chiedi, demanda, ce la fai a risolverlo. Ma se guardi al futuro, a questi scenari ipotetici, crolli. E se crolli, poi crolla il tuo corpo, crolla il tuo sistema immunitario e crolla tutto il resto. Anche perché, come scrivo nel libro e lo racconto, l'immaginazione è importante. Dall'immaginazione è la porta da cui possono entrare sia la malattia che la guarigione. Quindi quando tu pensi e credi a una diagnosi dicendo io sono ormai non c'ho più niente da fare, tra pochi mesi sono morto, molto probabilmente sarà così. Nel momento in cui tu lo prendi, che purtroppo cioè, è probabile che questo possa succedere, però hai capito? Non è certo. Quindi a quel punto, quando una cosa non è certa, tu puoi muoverti, tu puoi pensare, tu puoi organizzarti, tu puoi decidere come vivere. Questo fa la differenza. Sì, io credo che a chi appunto riceve certe diagnosi, la prima reazione per queste persone sia proprio un po'
disorientamento, se non il panico, no? E forse quello che manca in un sistema sanitario che comunque è piuttosto efficiente, perlomeno in molte parti d'Italia lo è di certo, è anche quel sostegno psicologico, no? Di cui alcune persone hanno bisogno, perché lei è evidente che ha una grande volontà e anche una grande capacità di muoversi, di documentarsi, di studiare, di confrontare. Io penso sempre alle persone che per mille ragioni hanno meno strumenti, sia meno strumenti di carattere che anche proprio meno strumenti di tipo culturale, insomma, no? Certo. Che avrebbero bisogno evidentemente di un sostegno, di una presenza maggiore. Ecco, se lei incontrasse una persona che ha appena ricevuto questa diagnosi, lei ha già detto una cosa molto importante: stare nel qui e ora, non pensare al futuro, ma cercare di spremere dalla vita tutto quello che può dare, mantenendo aperta la porta a qualche cosa di improbabile, ma non di impossibile. Quali altri consigli darebbe? Ma io ne ho parecchi, nel libro ne ho elencati tantissimi. Uno, ad esempio, è quello di portare più gioia nella propria vita, ma portare più gioia e più felicità non è facile, no? Quando tu hai una diagnosi di questo tipo. E allora che cosa bisogna fare? Secondo me bisogna fare un cambio di prospettiva. Il cambio di prospettiva è questo, e lo racconto anche nel libro. Tu vai in oncologia, e quando vai in oncologia ovviamente è un ambiente che ci sono tante persone che stanno facendo un percorso abbastanza duro. E allora che cosa cominciano? I pensieri negativi, poi magari devi correre, se hai in ritardo, poi devi andare anche al lavoro, ci sono tutta una serie di dinamiche familiari. E che cosa succede? Tu porti sempre nuovo stress. Invece, quando tu cominci a dire, bene, io sono fortunata, ho delle terapie che posso fare, che mi possono aiutare, qualcuno non ce le ha più, io sono fortunata perché posso camminare, qualcuno che è un malato oncologico non è più in grado di camminare. Allora ti alzi e ti rendi conto che in quella mattina sei fortunato e ogni giorno riesci a guardare le cose da un punto di vista della gratitudine, di quello che tu hai ancora, non guardare a quello che hai perso, perché se si guarda quello che si è perso, soprattutto in una donna il tumore al seno colpisce nella femminilità e ci sono tante donne che guardano a quello che hanno perso, ovviamente tutti prima o poi perderemo, perché l'aspetto esteriore è solo una questione di tempo, tutti invecchieremo, tutti, cioè il corpo è questo. Però quello che fa la differenza è apprezzare quello che abbiamo. Non l'apprezziamo mai molto spesso finché non l'abbiamo perso. Se tu lo cominci a apprezzare da subito, anche solo respirare, io sono stata bloccata che non riuscivo a respirare in crisi respiratoria per mesi per via di una fibrosi da radioterapia. Ora quando posso respirare mi sento la donna più fortunata, vado fuori, sento l'aria di cui respiro. Cioè è una cosa che per una persona è banale respirare. Per me respirare mi sembra che mi è stato fatto il regalo più grande del mondo, capisci? E quindi quando tu cominci a cambiare la prospettiva, ecco che ti cambia l'atteggiamento. Cambiando l'atteggiamento cambia anche il resto. All'inizio sembra di no, poi pian piano ti accorgi che è così. Perché il nostro cervello, attraverso i neurotrasmettitori, parla con tutte le cellule del corpo, è in contatto con ogni cellula del nostro corpo. Quando una persona si emoziona, ecco che le gote diventano rosse. Quando una persona è stressata, ecco che gli prende un dolore allo stomaco, no? Quindi quando è agitata, oppure si sta emozionando, gli prende la tachicardia. Cioè, qualunque emozione approva il cervello, le cellule del corpo rispondono di conseguenza. Per cui quando tu porti più felicità, più serenità, meno carico nella tua vita, ecco che il cervello produce sostanze come la serotonina, la dopamina, le endorfine, tutte sostanze che rendono ancora più tranquilla e allo stesso tempo favoriscono il sistema immunitario, per cui anche le cure hanno un impatto diverso. Ed inoltre, poi c'è un altro segreto che racconto, è molto importante, e lo vedrete quando prenderete il libro, canalizzare la volontà. Che cosa vuol dire canalizzare? Ce lo dica in due parole, poi ovviamente se il libro... Sì, certo. È stato più volte detto che la volontà è una delle le forze più grandi, no, che esistono in natura, la volontà umana. Però noi non otteniamo sempre quello che vogliamo, no? Perché
Perché molto spesso quello che noi vogliamo è frammentato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che uno dice: io voglio stare meglio, però vorrei anche sistemare quella cosa di lavoro, vorrei sistemare i miei figli, vorrei fare quest'altro. Quindi ha tante cose che vuole, non c'ha un unico obiettivo, uno solo, tutti gli altri non devono esistere. Quando tu canalizzi verso un unico obiettivo, che è solo quello, ecco che diventa più potente. Tu pensa al vapore, no? Quando tu hai una turbina a vapore, canalizza il vapore ed ecco che il vapore muove il battello. Perché? Perché l'hai canalizzato in un unico punto. Se il vapore lo disperdi non fa nulla. Quindi quando tu canalizzi in un'unica direzione, ecco che a quel punto riesci a muovere determinate forze. Io spero che il suo libro venga letto da tanti, non solo perché questo ovviamente è il desiderio che un editore ha per ogni libro che pubblica, ma perché è un libro che trasmette molta forza e molta ragionevole speranza. Ecco, qui non siamo di fronte a, come posso dire, alla proposta di una cura miracolosa, ma è la proposta di una vita vissuta in modo pieno, e convinto e con uno slancio positivo anche quando ci si trova di fronte ad una prova molto seria, sapendo che poi questo atteggiamento in qualche modo massimizzerà il risultato I che. risultati, certo, li massimizzerà di sicuro. Questo è poco ma sicuro che li massimizzerà. Lei sa che noi concludiamo questi nostri incontri facendo, bevendo un bicchiere della staffa, in questo caso direi facendo un brindisi al libro, alla sua battaglia. Eccoci. Speriamo che presto ci scriva un altro libro in cui racconterà un secondo tempo ancora più positivo. Speriamo, non si sa mai, speriamo, speriamo. E Allora, spero alla sua soprattutto che... Grazie.